La cornamusa del Languedoc. C'era una volta un pastore che suonava la cornamusa, tipica del Languedoc, la budega. Una sera si recò lungo fiume per riposare. Perso a osservare la prima stella, non vide il suo strumento scivolare e fermarsi contro una pietra. Attirato dalla musica, una fatina apparve. Non appena il pastore si addormentò, si avvicinò alla cornamusa. Che cos'è questo oggetto? C'è qualcuno? Come non c'era nessuno, entrò nello strumento. Cra, 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 una rana saltò sulla pietra. Che cos'è questo oggetto? C'è qualcuno? Sì, sono sola. Entra. E la rana saltò dentro. Ea, ea, un asinello venne a bere al fiume. Che cos'è questo oggetto? C'è qualcuno? Sì, siamo in due, la fata e la rana. Entra. Anche l'asino entrò. Lupo arrivò. Che cos'è questo oggetto? C'è qualcuno? Sì, siamo in tre, la fata, la rana e l'asino. Fatemi posto o vi mangio. Va bene, d'accordo, prova ad entrare. E il lupo entrò nella cornamusa. Una strega atterrò sulla cornamusa. Che cos'è questo oggetto? C'è qualcuno? Sì, siamo in quattro. La fata, la rana, l'asino e il lupo. Lasciatemi un po' di spazio o vi trasformo in polvere. Ah, no, questo no, stringiamoci e entra. La strega si infilò nello strumento. Ping, pum, pam. Il drac si presentò. Che cos'è questo oggetto? C'è qualcuno? Sì, siamo in cinque, la fata, la rana, l'asino, il lupo e la strega. Fatemi posto o vi trascino in fondo all'acqua. D'accordo, d'accordo, stringiamoci ancora, entra. Il drac si infilò nello strumento. Una formica si avvicinò. Che cos'è questo oggetto? C'è qualcuno? Sì, siamo in sei. La fata, la rana, l'asino, il lupo, la strega e il drac. Sei così piccola che troverai sicuramente posto. E la formica si infilò di fianco a loro. All'improvviso il pastore si svegliò e vide che la cornamusa non c'era più. La vide vicino all'acqua. Era diventata enorme. La sollevò con fatica, prese fiato e soffiò. Delle grida risuonarono. Il pastore vide uscire la formica, il drac, la strega, il lupo, l'asino, la rana e la fatina. Non abbiate paura, disse, venite a ballare. Il pastore suonò la cornamusa e i suoi sette
7 nuovi amici ballarono fino all'alba. E da quel giorno il suono della cornamusa riesce a riunire tutti gli animali. Comenius Regio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.